Un nuovo giorno e un nuovo appuntamento con l'informazione a cura del Corriere di Sciacca.it. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto per le riaperture del 26 aprile. Il provvedimento prevede che sarà mantenuto almeno fino al 1 giugno il coprifuoco alle 22. Dopo maggio potrebbe essere valutata, dopo un'ulteriore analisi dei dati epidemiologici, una delibera per eliminarlo o far partire il provvedimento dalle ore 23. Sarà possibile sedersi ai tavoli nei ristoranti al chiuso dal 1 giugno. Tra le novità, quella che dal 26 aprile fino al 15 giugno in zona gialla e arancione è possibile andare a trovare amici o parenti in un'abitazione privata diversa dalla propria in 4 persone al posto di 2. Sono 1.288 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 29.049 tamponi processati con un'incidenza del 4,4%. La regione è terza per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia e la Campania. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 10 e portano il totale a 5.218. La distribuzione tra le province vede Palermo con 298 casi, Catania 517, Messina 98, Siracusa 98, Trapani 43, Ragusa 7, Caltanissetta 110, Agrigento 90, Enna 27. L'audizione, svoltasi in Commissione Salute dell'ARS e convocata dal presidente onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, ieri pomeriggio ha partorito l'evoluzione dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera. Dall'incontro è emerso il trasferimento dei pazienti Covid dall'ospedale di Sciacca a quello di Ribera e l'apertura dell'unità operativa complessa di malattie infettive nel nosocomio riberese, dove è previsto anche l'arrivo di una nuova ambulanza. Il dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, Mario La Rocca, è al lavoro per attuare il piano già predisposto dal governo regionale. Il presidente della Commissione Salute, Margherita La Rocca Ruvolo, ha detto di essere soddisfatta dall'operato della regione e delle prospettive dell'ospedale riberese. Guarita dal Covid, dona un televisore all'ospedale dove è stata assistita. Il gesto è stato compiuto dall'avvocato agrigentino Lidia Macaluso, che a pochi giorni dalla sua dimissione per guarigione dal reparto di medicina Covid del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento, ha voluto concretizzare la propria riconoscenza donando al reparto uno Smart TV da 32 pollici. Parole di elogio, ma anche d'affetto, pronunciate dall'ex degente nei confronti di tutto il personale dell'unità diretta dalla dottoressa Giuseppina Mira. E il Comitato Civico Patrimonio Termale ha trasmesso al Ministro per il Sud, Mara Carfagna, una relazione tecnica sotto forma di progetto di massima predisposta dallo stesso Comitato Civico con la descrizione dei lavori necessari per la riqualificazione degli immobili e degli impianti relativi al complesso termale di Sciacca, gravemente compromessi da oltre 6 anni di chiusura e mancata manutenzione o addirittura mai entrati in funzione. La relazione quantifica in 25 milioni di euro la spesa necessaria per recuperare i beni e si chiede ancora una volta di prevedere per tale scopo le risorse del Recovery Fund. E il Volley Club Sciacca conquista una bella novità in trasferta nella sesta partita della prima fase del campionato di Serie C di pallavolo. I saccensi si sono imposti per 3-7-1 sul campo dell'imbattuto Terrasini con i parziali di 25-27, 19-25, 25-19, 23-25. Gran bella partita quella giocata dalla squadra di Enzo Graffeo, un confronto di elevato livello tecnico tra le due squadre più forti del girone A. Sabato prossimo l'ultima gara della prima fase del torneo, poi ci sarà la pole promozione alla quale sia i saccensi che il Terrasini sono ormai qualificati. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it.